Allora, iniziamo questa nostra trasmissione e diamo il benvenuto al dottor Rocco Zapparrata. Buonasera, grazie di essere qui con noi. Buonasera a lei, direttore. Coordinatore, portavoce della lista Noi con Salvini del Calatino. Come andiamo? Molto bene. Questa tornata elettorale vi ha visto impegnati in prima persona a Gran Michele, diciamo, ecco. Tra l'altro è stato eletto consigliere comunale, ancora manca l'ufficializzazione. Tommaso Zapparrata, che mi pare essere fratello, diciamo, giusto? Certo. Quindi va bene, allora vediamo un pochettino a raccontarci quanto è successo dall'osservatorio del movimento Noi con Salvini. Noi con Salvini, che negli ultimi mesi, direi nell'ultimo anno, ha fatto passi da giganti, diciamo, nel nostro territorio. L'impegno diretto di Matteo Salvini, non soltanto per il Cala di Mineo, ma anche con la presenza e l'inaugurazione della sede di Piazza Carlo Maria Garaffa a Gran Michele, l'impegno per l'agricoltura, in particolare per gli agrumicoltori, l'impegno per la disoccupazione. Diciamo che c'è stato un impegno quasi totale, diciamo, un investimento, il collegamento in diretta con la piazza di Bologna all'inizio di novembre, se la memoria non mi inganna, con la piazza di Caltagirone. Ecco, tante iniziative che indubbiamente oggi era il primo step per raccogliere alcuni frutti. Prego. Lei ha detto bene, questo impegno di tutta la nostra gruppo ci è stato premiato, perché il fatto politico è che due partiti hanno vinto a Gran Michele, due movimenti hanno vinto a Gran Michele. Ovviamente il Movimento 5 Stelle, con anche la proclamazione del sindaco, e chiaramente l'altro partito siamo noi, che oggi rappresentiamo la terza forza politica di Gran Michele, con quasi il 10%. Abbiamo, come dire, staccato di gran lunga il partito che oggi è al governo della nazione con Renzi, e non dimentichiamo che è venuto il ministro Rio a metterci la faccia in piazza Carlo Maria Garaffa, e il partito di governo della regione siciliana con Crocetta, rappresentato a Gran Michele, ed è venuto Cracolici e soprattutto l'onorevole Raia, i quali hanno perso oltre il 50% come voti di lista. Noi invece abbiamo avuto un ottimo risultato, risultato che ci viene riconosciuto direttamente da Matteo Salvini, che ci ha citati anche porta a porta con Bruno Vespa l'altra sera, per cui diciamo che noi siamo molto contenti del risultato che abbiamo ottenuto. Tra l'altro siamo un bel gruppo, un gruppo che si è consolidato. E devo dire che anche il risultato con il nostro candidato sindaco e capitano Cannizzo è stato un risultato molto importante, perché se vogliamo considerare ha preso molti più voti del candidato sfiduciato Canzoniere, piuttosto di colui che si pensava volesse eleggersi uomo di destra, che era Marù. Abbiamo quasi preso il doppio dei voti e quindi anche questo è un fatto positivo, perché se guardassimo la cosa scorporata dalle liste che portavano gli altri due sindaci, noi siamo l'unica forza politica che, avendo una sola lista, dopo chiaramente la vittoria di Purpura, abbiamo avuto un ottimo risultato. Ma questo è un risultato che è rappresentato in tutta Italia, cioè in tutta Italia c'è la voglia del cambiamento. Non a caso vinciamo noi come gruppo e come lista Noi con Salvini o Lega nel nord Italia, e anche in alcuni casi, ancora si discute di alcuni casi nel centro Italia, e vince anche il Movimento 5 Stelle più o meno da tutte le parti. Non a caso l'appello del nostro segretario nazionale, del nostro leader Matteo Salvini, che è quello di votare a Roma o a Torino 5 Stelle. Quindi non è una battaglia contro i 5 Stelle, ma piuttosto è una battaglia contro il Partito Democratico, ovvero contro chi ci sta governando oggi, che è una cosa importante. E il risultato di Gran Michele a noi ci dà grande soddisfazione e ci mette nella condizione oggi di avere una leadership ormai confermata dai numeri, che è quella di essere l'unico partito di centrodestra che può rappresentare nel Calatino appunto il centrodestra. Questa è la realtà, i numeri parlano chiaro, per cui chi ha voluto non accettare la coalizione che avevamo proposto di centrodestra, ha voluto, come dire, in termini politici pesarsi, ha speso la faccia anche di deputati europarlamentari come Pogliese, che è venuto a mettere la faccia a Gran Michele, non ha raggiunto neppure il 5%. Pertanto oggi c'è un'affermazione politica di cui ci prendiamo con massima soddisfazione il risultato che è appunto quello di essere al 10% quasi dei voti. Lei ha citato solo Tommaso Zapparrata.
come nostro candidato che ha preso 231 preferenze, ma in realtà ancora è in discussione il secondo seggio, perché c'è un calcolo secondo un coefficiente strano, tra le altre cose, una legge balorda direi, che una lista che prende 714 voti, cioè la nostra, prende un seggio meno rispetto a una lista che ne prende 599, perché all'interno di una coalizione. Questa è la democrazia strana delle leggi regionali, è una cosa assurda. Tuttavia ancora non è certo, perché c'è 275 schede che sono state verbalizzate, che quindi faranno cambiare, possono far cambiare il risultato, perché chiaramente bisogna vedere a chi verranno assegnati, oltre al fatto che una delle liste collegata al sindaco Specchiale ha preso il 5,016, il che, se dovessero essere tutte assegnate queste liste, ma anche solo una metà di queste, salirebbe il quorum e quindi non passerebbe lo scoglio del 5%, la soglia del 5%, il che significa si ridiscute tutto, addirittura non più un seggio ma due. Per cui con molta tranquillità noi stiamo aspettando il risultato finale, perché ha avuto anche un risultato molto importante il nostro candidato, il professore Cannizzo, che diventa punto di riferimento comunque assieme al capitano del nostro gruppo politico, a Gran Michele. Saranno punti di riferimento importanti in questa scelta che abbiamo fatto di unirci, di unire queste forze politiche, quindi saranno un punto di riferimento nel nostro territorio, a Gran Michele, per cui siamo certi comunque di poter andare avanti tutti insieme. E voglio ringraziare tutti i candidati, dal primo all'ultimo, anche chi ha preso, ahimè, 5 voti, ma è stato fondamentale nel lavoro della lista, e comunque sia, soprattutto intendo ringraziare pubblicamente tutti coloro che sono soci del nostro movimento, e tutti coloro che si sono attivati, perché è stata veramente una campagna elettorale bellissima. Non dimentico l'ultima sera del comizio finale, eravamo oltre 100 persone il venerdì sera a trascorrere una bella insieme a sostenere il nostro candidato. Quindi noi abbiamo un gruppo che veramente crede nel progetto politico che ci vede, speriamo, governare l'Italia, con dei punti precisi che sono la flat tax a 15%, che sono la legittima difesa, che sono la giusta politica di immigrazione e tutte le altre cose che dichiarate noi vogliamo portare avanti. Speriamo che questo progetto vada avanti e nelle tornate elettorali future, sia le regionali sia le nazionali, si possa raggiungere un obiettivo, quello di mandare a casa Renzi e tutti coloro che ne fanno parte, perché ad oggi, ahimè, bisogna ammetterlo, non riusciamo a risollevarci, quindi di qualcuno la responsabilità ci deve essere. E il popolo italiano, devo dire, sono contento, perché in tutta Italia comunque il vento del cambiamento è stato forte, laddove ha vinto la Lega, laddove ha vinto il Movimento 5 Stelle. Questo significa che c'è aria nuova, voglia di cambiamento, e noi anche a Gran Michele siamo a disposizione, pronti a sostenere il sindaco che ha vinto, perché io ho sempre detto dal primo giorno che sono sceso in politica, già 2 anni fa quando fui eletto io consigliere comunale, per me non esiste l'opposizione, esiste votare le cose giuste, essere sempre a maggioranza delle cose giuste, quindi essere dalla parte delle cose giuste, perché rappresentare la comunità significa rispettare l'elettore, significa fare le cose nell'interesse degli elettori, per il bene comune. Questo è il nostro modo di operare, e sono certo che Tommaso continuerà su questa scia, e laddove dovessimo avere anche il secondo consigliere sicuramente proseguiranno su questa idea. Noi siamo a sostegno delle cose giuste e del bene della città. Ci sono già interlocuzioni con l'amministrazione comunale, col sindaco Purpura? Assolutamente no, tuttavia mi sembra che già ci sia stata un'intesa con i 4 o 5 consiglieri comunali, 4 mi sembra del Movimento 5 Stelle, proposta dal mio fratello, l'idea di devolvere l'intero gettone di presenza per scopi di solidarietà, quindi si è fatto promotore di questa iniziativa, che è girata un po' su Facebook, ormai si dialoga più sui social che non di presenza, però ecco, per quanto mi riguarda, politicamente parlando, per prendere delle posizioni precise, è chiaro che si aspetta ormai il risultato finale. È inutile discutere se non si sa neppure se c'è certezza che abbiamo il secondo, piuttosto qualcuno verrà cambiato, addirittura è stato pubblicato il nome della lista
puntiamo su Piccolo quando invece un altro. Quindi sarebbe bene ormai aspettare questi 10 giorni che si rasserena tutto, si hanno i dati ufficiali, si hanno quindi il riconto delle schede e quindi poi noi siamo a disposizione. Se ci sarà un'apertura saremo ben lieti di sostenere le iniziative, quello che sarà, se non c'è, governino con la massima trasparenza, con la massima serenità. Mi auguro per il bene dei miei figli che siano in grado di portare avanti le cose che hanno del resto promesso. Poi ho sempre detto, i programmi bene o male sono sempre stati tutti uguali, quello che cambia è chi dovrebbe meglio interpretare il programma alla fine. Io per il bene dei miei figli mi auguro siano all'altezza e capaci di portare bene avanti le sorti della città. Senta, per chiudere, come capitalizzate questo risultato? Cioè il risultato ormai c'è, diciamo che è stato il primo banco elettorale, no? il primo test, diciamo, certo. No? Ora su questo sto parlando con un imprenditore, insomma bisognerebbe, guardi, avere la capacità di farlo moltiplicare, diciamo. Guardi, no? Io le posso dire questo, innanzitutto per noi non è la prima esperienza elettorale, anche già un anno fa ci fu un'esperienza elettorale dove anche lì abbiamo preso oltre il 10%, abbiamo preso consigliere comunale a San Giovanni la Punta, consigliere comunale a Pedara, abbiamo preso quindi in generale sicuramente noi nasciamo qui nel Calatino e comunque a Gran Michele è stato un ottimo risultato, quindi noi confermiamo intanto l'andamento in tutta la Sicilia che c'è, la presenza e la voglia di cambiamento e che ci vedono come punto di riferimento. Poi il capitalizzare io non è un termine, un esempio improprio, sì, di imprenditoria, voglio dire elettoralmente significa continuare. Guardi, È chiaro, noi ci riuniremo domani sera alle 8, sono certo che verranno, perché in questa campagna elettorale tanta gente si è avvicinata, quindi se prima eravamo quasi 200 tesserati, sono certo che nel giro di quest'estate, prima che chiudiamo appunto questa, come dire, questa parte elettorale, questo momento elettorale, saremo molti di più. Siamo, quindi noi andiamo avanti, noi non siamo legati a liste civiche, siamo, come dire, un progetto politico. Il progetto politico prevede un'idea che è quella nazionale, europea, per cui il partito che stimola la persona ad avvicinarsi, come ho detto prima in campagna elettorale, ancora prima che si chiudessero le liste, diffidate i candidati di andare a mettervi in una lista civica qualunque senza avere comunque un appoggio dietro le spalle di un partito, perché poi chi ha vinto ha ottenuto il suo obiettivo, ma chi non ha vinto e si è speso per una lista civica non ha concluso niente, perché poi a che cosa si riferisce? Invece noi, anche l'ultimo che ha preso 5 voti nella nostra lista, che non significa che è ultimo, perché sono persone che magari hanno speso tanto tempo, anziché pensare a se stessi, a cercarsi voti, hanno speso tanto tempo nell'organizzazione e nel supportare il sindaco e gli altri consiglieri nelle iniziative eccetera, quindi hanno come dire un ruolo e hanno un progetto politico, per cui si va avanti, non è solo il momento delle elezioni amministrative, è un momento di termometro, è un momento dove dire stiamo andando bene, la linea politica che stiamo portando avanti a livello locale va bene, la conferma è sì, perché il PD ha, come dire, lei non le piace il termine, ma tra virgolette è stato asfaltato letteralmente, caduto completamente nel dimenticatoio, non ha più senso la loro presenza, perché di fatto hanno perso il 50% dei voti di lista. E se mi permette, noi siamo il terzo partito, ma se vogliamo fare un riferimento al Lavoriamo per Gran Michele, che significa la lista dell'MPA, anche loro hanno perso oltre il 50%, perché 2 anni fa avevano qualcosa come 1700 voti, anzi con le due liste collegate e quella del sindaco erano 2008, oggi si ritrovano con 1109 voti, significa sono pur sempre il secondo partito in termini numerici, ma hanno perso il 60-70%, quindi è un tracollo non indifferente, e questo è chiaramente un dato politico, non è che sono possiamo noi discutere quando veniamo in televisione, certo, parliamo delle iniziative, se sono giuste o sbagliate, ma i fatti dicono questo, cioè i dati sono questi, i due partiti che hanno avuto successo a Gran Michele sono in maniera significativa il Movimento 5 Stelle, in maniera seria e relativa il nostro movimento, tutto il resto hanno perso, anche pur rimanendo, ripeto, l'MPA il secondo partito. Probabilmente le scelte politiche che si fanno poi
in un certo senso la coerenza premia le scelte politiche che sono state fatte dai dirigenti del partito, rappresentato in particolare dal senatore Compagna, probabilmente non va bene, la gente non ha apprezzato che lui sia passato con Renzi tramite Verdini, con l'ala, o probabilmente che abbia votato l'Unione Civile al Senato, e sono scelte che purtroppo la gente poi li valuta, li guarda, poi rispetto a prima tante cose si vedono ormai facilmente, le persone, vede, tramite i social, ormai Facebook o internet, si documentano quotidianamente, quindi le televisioni eccetera, per cui la gente sembra strano, ma la gente ha capito che e ha premiato coloro che sono stati coerenti con una sola lista, con un progetto politico, perché da come era partita la cosa sembrava già scritto che Specchiale vincesse, invece Specchiale non ha preso un voto in più rispetto alla volta precedente, e cioè, quindi significa che la gente ha dato il voto disgiunto in maniera seria, magari ha votato, ecco, l'amico, e questo è già sbagliato, come dico sempre, però in consiglio comunale purtroppo si innesca questo meccanismo parentelare di amicizia, e quindi si vota più la persona conosciuta, certo, amico e parente, però hanno preso una scelta, e probabilmente questo noi devo dire che ci riteniamo anche vittoriosi da questo punto di vista, perché comunque non dimentichiamo che siamo partiti col sindaco che è potuto cominciare a fare campagna elettorale molto tardi, proprio per il ruolo di Stato che ha avuto, quindi persone non hanno avuto ancora modo di conoscerlo personalmente, quindi ha avuto meno tempo. Ripeto, noi anche in quel caso ci riteniamo contenti del risultato, perché comunque sia non siamo arrivati ultimi, anzi siamo arrivati la prima lista è arrivato primo rispetto a coloro che hanno più liste, quindi chi ha avuto una lista unica oltre al Movimento 5 Stelle siamo stati noi, Amaru e Canzoniere, e che siamo arrivati noi primi con una sola lista, e probabilmente anche gli altri sindaci, se avessero avuto una sola lista, io non credo che fossero andati avanti. Se mi permette, solo per chiudere, perché in campagna elettorale il sindaco Canzoniere in più e più occasioni ha sempre puntato tutto sul fatto della sfiducia, essendo primo firmatario mi ha chiamato in causa, come dire, in tante occasioni, ma ho ritenuto opportuno comiziare dando spazio invece ai candidati, che era la cosa più giusta. Si metta l'anima in pace, la città lo voleva a casa, perché ha preso solo 309 voti. Per chiudere, una battuta soltanto, l'altra sera Porta a Porta, Matteo Salvini, segretario nazionale, che parla ospite da Bruno Vespa, invece il coordinatore territoriale Rocco Zapparrata a casa sua, davanti alla poltrona, seduto in poltrona a vedere. Sentirsi citare praticamente ha citato il Calatino in generale, Ma voglio dire, eccetera. Nome e cognome poteva dire, giusto? No, vabbè, è chiaro qual è stata la reazione? Il punto è stato per noi un fatto importante, perché questo dimostra. Ma la reazione emotivamente? Allora, la reazione è quella che io, vede, non ho avuto una reazione più emotivamente felice, perché me lo aspettavo. Cioè, Matteo Salvini, quello non ha capito nessuno, Angelo Attaguile con Matteo Salvini hanno un'intesa massima, onorevole Attaguile. Perché questo? Perché ha spiegato bene quali sono i problemi della Sicilia. Quindi Matteo Salvini ha un'attenzione massima verso il meridione, non è vero tutti gli stereotipi che vogliono ancora continuare a premere e che li hanno puniti alla fine, perché la gente alla fine se ne frega, il PD ha fatto una campagna elettorale contro di noi dicendo Salvini sul palco, eccetera. Fatto sta, voi siete a casa, siete con 509 preferenze e noi con 714, questi sono i fatti. Quindi questa è una cosa importante, noi ci siamo, la gente capisce il messaggio politico ed è fondamentale, lo ha detto Matteo Salvini quando è venuto a Gran Michele, l'ha ribadito in questi studi l'onorevole Angelo Attaguile, lo ribadisco anch'io, noi siamo autonomisti, veniamo dalla storia di Don Sturzo e siamo autonomisti e tale rimaniamo, solo che oggi un partito autonomista regionale, se non ha, un gruppo di deputati che hanno un peso a Roma e soprattutto a Bruxelles, non concluderemmo nulla per le stanze che oggi servono per difendere l'agricoltura, per difendere la famiglia, per difendere i disoccupati, per difenderci da questa invasione degli immigrati, eccetera. Quindi il progetto politico che vede dietro noi con Salvini è questo: ognuno verrà eletto a casa propria, ognuno, i siciliani che vanno a Roma o a Bruxelles saranno siciliani, non succederà mai che uno di Bolzano o viceversa un siciliano venga eletto a Bolzano, ognuno a casa sua, abbiamo delle stanze comuni insieme, quindi ognuno ha la sua autonomia, ci federiamo in un partito nazionale per poter avere un peso specifico importante a Roma, ma soprattutto a Bruxelles. Viceversa, nulla può cambiare, solo
e oggi ribadisco, i temi dell'agricoltura nel nord sono uguali al sud. L'invasione del Marocco riguarda noi come riguarda il sud, il problema dell'immigrazione riguarda il nord come al sud, il problema della legittima difesa riguarda il nord come al sud. Quindi cosa ci distingue? Nulla, abbiamo ormai un progetto comune. E poi, per quanto mi riguarda, uno dei motivi principali per cui ho aderito a questo momento è la flat tax al 15%. Io al più presto ho piacere di invitare Armando Siri, che è il nostro economista del gruppo Noi con Salvini, a Caltagirone, a Gran Michele, comunque in una sede che sia congeniale a tutti, e invitare tutti quelli che hanno piacere per capire bene cos'è e che si può fare, perché solo con la flat tax al 15% noi potremo avere un'economia diversa. Viceversa, noi siamo condannati ad andare sempre in un circolo vizioso che ci porta a essere tassati. Questo è l'obiettivo che ha Renzi, questo è quello che sta facendo. Dall'altra parte ci siamo noi che diciamo cambiamo un sistema fiscale, che è la cosa più importante, altrimenti non si va da nessuna parte. Un partito, Noi con Salvini, radicato ormai, come vedete, anche da queste prospettive prossime, diciamo, di continuare ad essere presente al di là delle campagne elettorali, ma che sia proprio un discorso di penetrazione il più possibile praticamente nel territorio, con le tematiche e le battaglie che queste si stanno intestando. Bene, chiudiamo qua questo spazio, complimenti e congratulazioni per il risultato ottenuto, ci vediamo prossimamente, spero che non sparite la circolazione, no, anzi abbiamo detto che subito ci stiamo approcciando. A organizzare, diciamo, questo. Quando ha piacere di invitarmi, sempre a disposizione. Ecco, siamo qua. Grazie al dottor Rocco Zapparrata, portavoce e segretario coordinatore della lista Noi con Salvini nel Caratino. Alla prossima, grazie. Grazie a lei. Pausa pubblicitaria, torniamo dopo.